Il lavoro è il tema centrale di questo programma che parla di botteghe, scuole, maestri e artigiani. Parla di mestieri nelle Marche, una regione dove la meraviglia del paesaggio si sposa con l'operosità, la creatività, la volontà dei marchigiani, un popolo di lavoratori, coltivatori, produttori di manufatti e di specialità che finiscono sulle nostre tavole. Il nostro è un lungo viaggio a tappe alla scoperta della nostra terra, del suo lato buono, vero, genuino, autentico. Bentrovati amici di Envision TV che ci seguite sempre più numerosi anche online sul sito e sui social. Questa volta siamo andati a Rapagnano a trovare un artista del disegno sulla pelle. Ma prima di andare a conoscere lui, sentiamo questi studenti dell'Istituto Superiore Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio. Faccio il quinto A liceo scientifico, attualmente non ho un'idea precisa di che cosa voglio fare in futuro, però comunque sono più orientato in ambito umanistico, ho gli strumenti necessari per affrontare anche un percorso che magari è diverso da quello del liceo scientifico. Frequento il quinto anno di ragioneria e sto per concludere i miei studi, sinceramente non ho idea di quello che andrò a fare, però spero di potermi prendere un anno sabbatico e poter viaggiare e vedere un po' quello che voglio fare nella vita, ma non è detto quello che poi succederà in futuro. Professionalità e passione sono gli ingredienti che si respirano entrando nello studio di Venom Art Tattoo. Dalla passione per il disegno su carta al disegno sulla pelle che diventa lavoro, andiamo a scoprire questo artista, partito da zero, che ha cominciato tatuando sua sorella, la sua prima sostenitrice. Andiamo a conoscere questo over trentenne che ha cominciato a disegnare su carta da quando aveva 10 anni e non riesce a creare senza la musica a palla, le maschere di carnevale e gli scheletri che sono presenti un po' ovunque nel suo studio. Ogni tatuaggio ha le sue difficoltà, spesso anche i tatuaggi che tendenzialmente uno è portato a pensare che possono essere semplici, non è detto che siano poi effettivamente così semplici. Posso dire di essere figlio d'arte perché comunque mio padre è pittore, scultore, modellista, sono sempre cresciuto fin da piccolo in questo ambiente, nell'arte. Ho sempre disegnato fin da quando ero piccolo, piccolissimo, e già all'asilo, diciamo, in un certo senso mi distinguevo un pochino rispetto agli altri per i disegni. Col tempo ho sempre proseguito questo percorso, anche se poi in parallelo con la scuola ho scelto altre direzioni. Finita la scuola comunque ho provato a entrare in questo mondo, non è semplicissimo, perlomeno 10 anni fa non era semplicissimo, adesso si è semplificata un po' la cosa. E dopo qualche porta chiusa alla fine sono riuscito con un po' di costanza a entrare in questo mondo e ho cominciato a lavorare prima a casa come un po' tutti i tatuatori. Tatuando amici, parenti, facendo esperienza su di me e poi sono riuscito a entrare in uno studio dove ho cominciato a lavorare seriamente, a capire come funziona l'ambiente, insomma. Sulla pelle le persone esternano quello che hanno dentro spesso, quindi ecco, mi piace lasciare questo segno che poi è indelebile sulla pelle, insomma, cosa che magari su un quadro, un foglio si va col tempo magari perdendo. L'idea di aprire lo studio in una realtà magari che non è prettamente di una grande città all'inizio mi spaventava un pochino, poi in realtà sono stato smentito perché comunque le persone si fidano molto di me e mi lasciano spesso molto carta bianca, mi danno modo di interpretare le cose anche in modo parecchio esteso sulla pelle, quindi non si parla solo di lavori piccolini, ma
anche parecchio grandi, estesi. Alla fine, ecco, riuscire a avviare un'attività, essere, diciamo, apprezzati, è comunque motivo di soddisfazione, insomma. Il primo tatuaggio che mi sono fatto fare è stato questo. Me lo sono fatto disegnare da mio padre. Rappresenta una donna che ha le ali d'angelo e la coda da diavolo. Sono molto soddisfatto di quello che faccio, però su questo lavoro essere soddisfatti al 100% è una limitazione, perché se non vedi mai l'errore o il limite che hai, non riesci mai ad andare oltre. Se ti senti arrivato, anziché fermarti lì, si tende anzi a tornare indietro. Invece devi sempre cercare di essere autocritico per migliorare, altrimenti è un disastro. Questo è un lavoro dove non si finisce mai di imparare, quindi fondamentalmente anche l'osservare, l'apprendere dagli altri è una parte molto importante. Comunque, se uno riesce a mettere da parte magari invidie, non so come dirlo, vabbè, orgoglio, e riesce a confrontarsi costruttivamente, la cosa è importante, aiuta tanto a crescere, insomma, in questo lavoro. Questo è un lavoro come tutti i settori artistici dove fondamentalmente non si finisce mai di imparare, quindi per continuare a crescere devi sempre un po' confrontarti. Se non ti confronti, hai finito, insomma. Se ci facciamo caso, i giovani hanno successo nella loro vita lavorativa quando credono profondamente in se stessi. E è curioso a questo punto scoprire che proprio per riuscire nel mondo del lavoro un po' di filosofia ci vuole, come ci spiega il filosofo Cesare Catà, che, guardate un po' il caso, dice che la gentilezza è un ingrediente fondamentale per riuscire nel mondo del lavoro e per riuscire nella vita, così dice lui. Noi siamo abituati a pensare l'economia e la letteratura, il mondo umanistico, come due mondi molto distanti. In realtà il dato umano antropologico è molto rilevante in qualsiasi analisi anche di ordine economico, quindi per cui alcune capacità umane, ecco appunto l'intelligenza di capire il mondo, la creatività, ma anche la gentilezza dei rapporti umani nel creare una vita più facile da viversi, più piacevole, sono fattori che contribuiscono anche alla crescita del PIL, alla crescita del paese. E dopo la filosofia ritorniamo alle origini, alla base. Andiamo a Falerone dall'azienda agricola Giacomo Senz'Acqua. Scopriremo che la felicità si può trovare anche dentro a una fetta di pane con l'olio, ma che sia olio extravergine, piantone di Falerone. L'azienda agricola Senz'Acqua Giacomo nasce negli anni 70 da mio padre e mio nonno, che passano da una conduzione di mezzadria a una conduzione diretta. Negli anni 90 abbiamo avuto l'esigenza di aumentare le superfici coltivate per poter essere sul mercato e abbiamo aderito al programma di agricoltura biologica. Oggi abbiamo 100 ettari di terreno coltivato, inserito in un ambiente ricco di storia archeologica e caratterizzato da numerosi olivi secolari. Una terra magnifica nella media valle del Tenna, Falerone, paese noto per la cultivar piantone di Falerone, dove produciamo cereali, legumi, ortaggi, fragole e olive che trasformiamo in olio extravergine d'oliva direttamente in azienda, in quanto abbiamo un impianto di trasformazione già da diversi anni. Spesso nelle aziende agricole si tende a specializzarsi solo in alcuni settori. Noi invece siamo un'azienda a tutto tondo, abbiamo un po' ripercorso quelle che erano le origini dell'agricoltura, dove i nostri avi si occupavano della coltivazione, della silvicoltura, della forestazione, e così facciamo oggi. Con me, Giacomo Senz'Acqua, c'è la mia famiglia, mia moglie Michela e i miei tre figli, Lorenzo, Linda e Luigi. Ci
Ci vediamo alla prossima puntata. Continuate a seguirci numerosi in TV, sul sito e sui social. Adesso un salto alla Piazza Artigiana e titoli di coda.